benvenuti in questo nuovo video. Oggi i miei capelli hanno vita propria. Io ci provo, giuro, tutte le mattine a prepararmi e pettinarmi, ma è inutile. È così, sembra un ananas a tutti gli effetti. Oggi è il 6 dicembre, è mezzogiorno, e anche oggi è uscito un nuovo video, perché fino al 24 dicembre uscirà un video al giorno. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace. Ora mi berrò il mio caffè e poi inizieremo questo video. Dovrebbe essere serio questo video, ma sono sicuro che non lo sarà. So di aver saltato un giorno di pubblicazione ieri, dovete scusarmi, però avevo la febbre, stavo proprio malissimo, non riuscivo per niente a registrare. Conseguenza, se ho saltato un giorno di pubblicazione, ma giuro, mi farò perdonare, non ne salterò più fino al 24, almeno ci provo. Mi raccomando, in descrizione trovate le mie felpe petacolo e anche nel primo commento fatevela regalare per Natale, pure, cioè pure rossa. Ovviamente lasciate un bel commento con hashtag Spettacolo. Perché ho iniziato a fare video tutti i giorni a dicembre? L'obiettivo non è tanto di fare video tutti i giorni, ma l'obiettivo è quello un po' di condividere quello che mi succede ogni giorno con voi tramite i daily vlog e presentarmi in condizioni impresentabili nei video. Allora, cosa mi è successo di recente, ovvero ieri e l'altro ieri sera? Praticamente sono stato minacciato di morte. A me viene da ridere, ma non so se sono io che prendo troppo alla leggera queste cose, perché sono abituato a fare scherzi, a ricevere scherzi, quindi boh, per me è sempre tutto uno scherzo. O forse dovrei iniziare a preoccuparmi. Praticamente vi lascerò delle clip. Io l'altra sera ero in giro, stavo andando a cena fuori con i miei amici e mi chiama sto numero privato, numero sconosciuto, e inizia a minacciarmi di morte. La cosa divertente è che a una certa lui, cioè proprio sta cosa è proprio elaborata, mette anche una canzoncina di sottofondo. Adesso vi faccio passare la clip così vedrete. A cosa devo stare attento? Ma quando torno a casa? Sto volando, zio. Eh? Non è uno scherzo? Stai attento. Io volo. Grande, bella, zio. Ciao. Pronto? Ma entriamo, ma entriamo. Sto volando. Stiamo aspettando fuori, oh, che ci sono altri. Siamo chiusi fuori. Come no? Bene, dai, facciamo un festone. Facciamo un festone a casa, via. Però poca gente, perché è casa piccola, non c'è stata tanta gente. Va bene, bella, ciao zio. Qual è il dilemma? Il dilemma è che sto tizio che mi ha chiamato al telefono nelle clip che vi ho appena fatto vedere mi chiama di sera, è che questo tizio sa la via di casa mia, ok? Quindi o è una persona che conosco e mi vuole trollare ma non ce la fa, o magari è davvero un tizio che ha il mio numero e sa la via di casa mia, e magari il suo obiettivo era proprio questo, ovvero di minacciarmi in modo tale che poi io facessi un video e boh, lui si sentisse realizzato. Ieri sera mi chiama di nuovo, e ogni volta che mi chiama lui dice che alle 22:30 si presenta sotto casa mia e che io devo stare attento, cose così, no? Adesso vi lascio anche questa clip. Cosa? Mi controlli? Mi controlli e quindi? Potresti farmi del male. Con me non si scherza. Con te non si scherza, va bene. Dimmi, hai bisogno? Ci vediamo stasera. Ma alle 22:30. Ancora questo 22:30, hai detto pure ieri sera.
Questa sera. Va bene. Raga, io boh. E non è tutto, cioè la cosa che mi fa ridere è che una certa, l'amico che era con me, Matteo, riceve anche lui una chiamata, no? Infatti nella clip l'avete visto. Cioè quindi questo tizio ha anche il numero del mio amico. E a una certa, il mio amico la sera mi invia uno screen, io non ci avevo fatto neanche caso perché ero distrutto, ero stanchissimo, cioè ho guardato il telefono ma non ci ho fatto caso, ci ho fatto caso il giorno dopo. Questo tizio aveva fatto una pagina su Instagram chiamata il paese, cioè il paesino dove abito io, che ovviamente censurerò visto che ormai sta diventando di dominio pubblico casa mia e non voglio. 22:30 morte. Poi questa pagina ha cambiato nome, adesso si chiama tipo TikTok qualcosa. Quindi dice, buono, è davvero inspiegabile. Però mi fa morire perché sta cosa è un sacco elaborata. Cioè vorrei seriamente capire chi sia. Probabilmente prendo queste cose troppo con leggerezza, no? Perché comunque il mio amico quando mi ha mandato lo screen era spaventato. Cioè tipo nei messaggi mi fa no, non tornare a casa per favore. Così era preoccupato seriamente, no? E a me queste cose non preoccupano perché so per certo che sono scherzi, sono cose infantili. Però adesso vorrei passare al lato serio del video, perché c'è un motivo reale per cui io abbia fatto questo video. Io vorrei tanto che questa gente la finisse di fare queste cose, perché il fatto che io sia un personaggio pubblico non giustifica che voi mi possiate chiamare minacciandomi, dicendomi tutte queste cose. Perché ok, magari io, scialla, non ci do tanto peso, però non è che perché io faccio video su YouTube allora sono costretto a sopportare tutte queste cose. Ok, il fatto che uno mi chiami al telefono dicendomi non tornare a casa, mi dice anche la via di casa mia, mi minaccia di morte, il fatto che mi riempia di chiamate, perché poi io una certa ho smesso di rispondere, mi riempia di chiamate nel bel mezzo della notte a rompermi le scatole, e quando io rispondo mette sta musichetta del cazzo, mi dice ti voglio morto o cose così. Il fatto che io sia conosciuto o che faccia video non giustifica il fatto che voi possiate fare queste cose, perché la dovreste un attimo mettervi nei miei panni, ok? Io penso che a nessuno di voi, ovviamente ce l'ho con quelli che fanno ste robe, io non penso che nessuno di voi faccia piacere ricevere delle chiamate nel bel mezzo della notte con uno che sa la via di casa vostra e vi dice vi ammazzo o stai attento a non tornare a casa, vi sto osservando. Perché poi questa persona, come avrete visto nelle clip, sa i movimenti che faccio. Io quella sera ero a cena fuori in un determinato luogo e lui nella chiamata lo cita, cioè dice muovetevi ad entrare nel ristorante, il nome del ristorante, però poi non tornate a casa, cose del genere. Ma ovviamente non è una persona che mi spia, ok? Siccome aveva anche il numero del mio amico e il mio amico aveva fatto le storie, ci si è resi conto che lui sapeva che fossimo lì solo perché aveva visto le storie. Però io dico, no, possibile che non ci avete nient'altro di meglio da fare che passare magari la sera a guardare le storie di una persona per sapere i suoi spostamenti, per poi chiamare al telefono e fare scherzi di sto tipo che non sono neanche belli, cioè sono davvero di cattivo gusto. Quindi siccome io sto iniziando a ricevere diverse chiamate, ho deciso di fare un video almeno per avvisarvi che se il vostro intento è spaventarmi, non vi spaventerete. La mia intenzione è quella di non far più nessun video di questo genere, cioè se mi dovesse succedere ancora di non farlo, perché magari l'intenzione semplicemente di questi tizi che mi chiamano è quella, magari, boh, magari si sentono soddisfatti per il semplice motivo che poi io ci faccio un video a riguardo. Quindi magari sono stupido io che ci sto anche facendo il video. Però la mia intenzione è quella di condividere la mia vita tramite i daily vlog. A me è successa sta cosa e volevo raccontarla perché a parer mio è divertente, cioè è divertente. Il fatto che uno ti chiami con la musichetta e ti minaccia di morte è divertente. È meno divertente il fatto che sappia davvero dove abito e che abbia il mio numero di telefono. Poi magari è una roba come lo stalker, io pensavo fosse un fan o una persona a caso e poi in realtà era il mio amico Matteo. Boh, magari commentate dicendomi cosa ne pensate a riguardo, cosa ne pensate di questa cosa, secondo voi cosa dovrei fare. Non so, magari provate anche a indovinare, provate a dirmi se secondo voi è un fan, un hater, perché un fan non può fare queste cose, sicuramente magari un hater o magari semplicemente un mio amico. Comunque sono più che certo, più che sicuro che non farò più video a riguardo di questa cosa. Quindi se vi va seguitemi su Instagram Giuseppe_basso_barbuto, che magari lì farò una storia se dovesse succedere ancora qualcosa o meno. Niente, quindi volevo semplicemente condividere questa cosa con voi. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate le campanelline. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, perché pubblicherò video tutti i giorni fino al 24. Bella.